Allora, buonasera, benvenute e benvenuti. Iniziamo, vi prego di accomodarvi, di cerco la vostra attenzione e il vostro silenzio. Naturalmente altre persone ci raggiungeranno, mi auguro possano farlo in maniera raccolta per permettere alle persone poi di raccontare le storie che racconteremo questa sera. Molto rapidamente ci sono dei saluti da fare. Io partirei, perché questa storia della nostra relazione come comunità di Scandicci è una storia che parte da 10 anni fa, una storia con Don Ciotti, una storia lunga, ma adesso la racconteremo. Però all'epoca era assessore il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani. Partiamo dal sindaco. Buonasera a lei. Buonasera. 11 anni fa, la città di Scandicci ospitò il raduno nazionale dei giovani di Libera al Palazzetto dello Sport e al campo sportivo sussidiario del Turri. C'erano 700 ragazzi che si incrociarono immediatamente col tessuto associativo, con le scuole, con la città di Scandicci. Il 26 di luglio del 2011 in piazza Matteotti Don Luigi Ciotti venne a chiudere quella iniziativa parlando di una ragazza che aveva appena fatto l'esame di maturità e si sentì abbandonata dallo Stato e per questo si tolse la vita a Rita Atria. Una storia commovente e noi tutti evidentemente ci commuovemmo quella sera lì, ma il monito mi è rimasto in testa, mi è rimasto nel cuore, nelle gambe e nel fiato e ha dato senso a tutti noi in questi anni di impegno. Non dovete solo commuovervi, ma dovete muovervi. E da quell'elemento è partito il lavoro che insieme a tante famiglie, a tante associazioni, a tanti mamme, a tanti babbi, a tante scuole, a tanti ragazzi, a tante persone di Scandicci, la bella Scandicci civile e democratica, abbiamo adottato la cooperativa Beppe Montana e siamo diventati fratelli di Alfio Curcio e di Armando Rossitto, che ho qui accanto a me e che stasera insieme a Don Giovanni Momigli, che è il padrone di casa, perché non dimentichiamolo mai la testimonianza di Don Luigi, con cui ho avuto la fortuna di trascorrere l'intera giornata di oggi, è una testimonianza anche di valori e di Vangelo e di fede, è centrale anche questo nella sua vita e nella sua esperienza, e ho qui con me questi tre grandi amici e tre grandi valori di Scandicci. Grazie, buona serata. Grazie sindaco. Alfio Curcio, che storia straordinaria, cooperativa Beppe Montana, siamo in provincia di Catania, siamo a Belpasso, qui hanno comprato 50.000 arance per raccontare di quello che è successo in questi anni, 20.000 persone hanno partecipato alla passeggiata della legalità che ci sarà domenica, peraltro numeri molto importanti. Don Ciotti disse: occupatevi di questi ragazzi che stanno facendo le arance su un terreno confiscato alla mafia e dove la mafia non vi dà tregua, e dove anche il mercato non vi dà tregua, e dove anche il nostro cercare l'arancia ai prezzi più bassi possibili non vi dà tregua. No, Alfio. Allora, intanto grazie per l'occasione. Sì, vi siete presi cura davvero della Beppe Montana, libera terra. Quello di stasera, come dire, è il coronamento di un sogno. Quando tutto partì 10 anni fa... Sembrava qualcosa una tantum, in realtà le cose belle poi si sono consolidate, per cui dopo 10 anni riessere ancora qui, aver percorso assieme questo pezzo di strada è davvero qualcosa di qualificante per noi ma anche per la comunità, anche perché in questi anni non abbiamo solo coinvolto i soci, gli amici della Beppe Montana, ma abbiamo coinvolto le realtà, le comunità locali. Ricordo sempre che questo bel progetto è diventato ancora più bello grazie al coinvolgimento delle scuole, grazie al coinvolgimento delle famiglie di Scandicci e delle famiglie di Lentini. Immaginate che ci sono famiglie lentinesi che ancora si sentono abitualmente al telefono con scandicesi altrettanto. A volte le vacanze estive alcuni scandicesi scendono giù in Sicilia, a Lentini, ancora a frequentarsi. Quindi abbiamo instaurato delle relazioni, abbiamo fatto passare nella mente delle persone che il nostro territorio è davvero bello.
va qualificato, va riqualificato, e spero che noi abbiamo messo tutti gli ingredienti per farlo diventare sempre più bello e sempre più grande, con il nostro sacrificio, perché noi siamo davvero piccoli, molto piccoli, però come dire, vedere questi risultati insomma ci inorgogliscono, e sapere che da lontano c'è tanta gente che pensa ad acquistare i nostri beni, li chiamo beni perché per noi rappresentano tutto, e ci riempie d'orgoglio, ci fa davvero piacere poi culminare le nostre attività con queste attività. Peccato che spesso giro sempre io in giro per l'Italia e che tanti soci insomma non possono cogliere la bellezza dei posti in cui vado e la gente che incontro, quindi sempre grazie per quello che avete fatto, che continuerete a fare qui a Scandicci e non solo. Alfio, mi dispiace ma devo contraddirti, voi non siete piccoli, siete proprio grandi, ma veramente grandi. Armando Rossitto, vieni, raggiungici. Perché per noi è facile parlare di quelli che coltivano le arance mentre c'è le macchine che ti guardano, quelle che ti bruciano l'automobile di notte, quelle che ti dicono, ah, tuo figlio com'è cresciuto. È facile, ma per loro non lo è. Per questo ci sono di enorme ispirazione. Armando, che bella storia stiamo raccontando stasera, però, no? Dunque, lui è una cara persona. E lo so. Mi chiama fratello, però come fa tutte le volte a dirmi un minuto prima che devo intervenire? Un minuto È sempre così, Armando, lo sai, lo sappiamo. Io mica sono Don Ciotti, ecco. Armando Rossitto è stato dirigente scolastico a Lentini, ed è un motore importante di tutta questa storia. Allora, però c'è un però. Io dal momento in cui sono venuto a Scandicci e vi ho conosciuto e ho conosciuto i vostri figli e ho conosciuto gli insegnanti di questo territorio, ho lasciato e lascio sempre un pezzo di cuore a Scandicci. Perché ho conosciuto i ragazzi, ho fatto formazione con i ragazzi. Qualità veramente belle, belle persone ho conosciuto qui, e quindi se Sandro mi chiede di intervenire all'ultimo momento, va bene, lo perdono. Io non posso che avere parole di gratitudine per voi tutti, per questa città, per questo territorio. Ho passato 15 anni della mia vita seguendo questo progetto di riutilizzo sociale dei beni confiscati. Il progetto si chiamava e si chiama Casa Nostra Fattoria della Legalità. È un progetto per cui ottenemmo tanti finanziamenti, 15 anni ci sono voluti. E quando finalmente si è inaugurata questa realtà, ed è stata ed è nata la cooperativa Peppe Montana, io ero stato amministratore del comune di Lentini, vice sindaco con delega a questo progetto, e non so come dirvelo, le paure, le ansie, il peso della responsabilità, perché capivo e sapevo che avrebbero incontrato questi ragazzi, questi giovani, adesso lui ecco è là, sta cominciando ad invecchiare, avrebbero incontrato grandissime difficoltà, e le hanno incontrate. Però immediatamente, lo dicevo stamattina, immediatamente la solidarietà ampia, generalizzata, di territori diversi, ma in maniera particolare quella benedetta telefonata che Sandro Fallani fece ad Alfio per dire che aveva bisogno di arance, per il motivo per cui poco fa vi ha detto che lui chiese a Don Ciotti, ma che posso fare per fare qualche cosa di utile? E Don Ciotti gli disse, aiutate le cooperative che nascono. Ecco, grazie. Armando, grazie di cuore. Un minuto per il vicario Don Giovanni Momigli, che è un'altra fortuna che è capitata a questa città.
C'è un grande applauso a Don Giovanni Momini. Io ringrazio per l'invito, ringrazio l'amministrazione anche per questa iniziativa, perché non è molto, sono a Scandicci poco più di un anno e sto cominciando piano piano a conoscere, anche se da quando sono arrivato tutte le persone le conosco con la mascherina. Non ho mai conosciuto nessuno senza, da quando sono arrivato qui. Sono arrivato, ci hanno messo le mascherine, no, nel senso, però questo vuol dire che ci invita a un'attenzione maggiore, bisogna guardarsi negli occhi. E imparare a guardarsi negli occhi è fondamentale anche per trovare quelle che sono le emozioni che c'è nel cuore di ciascuno di noi, per commuoversi, come veniva detto, ma non una commozione che passa, ma quella commozione che muove, come mi sembra sia avvenuto qui da quella iniziativa dell'incontro nazionale di Libera. È stata una commozione non del piantino o poverino del momento, ma una commozione che ha mosso, che ancora continua. Ecco, io vorrei augurare a tutti, ringraziando Don Ciotti, perché nella rassegna Un libro per la vita si potrebbe dire che la vita è un libro che insegna, e per questo vorrei nel ringraziare, ecco, augurare a tutti questa commozione che sulla base dell'insegnamento che ogni vita è e certe esperienze particolari ci danno, è che sia la messa in moto di un cammino che prosegue insieme, continuando per ora a guardarsi solo negli occhi. Buonasera. Don Giovanni Momini, prego, accomodatevi. Anzi, accomodiamoci. Io quest'oggi, sto pomeriggio, ad un certo punto sono dovuto passare da casa, perché poi da stamattina ho detto io devo fermarmi 5 minuti. Il 10 di settembre Don Luigi fa 77 anni ed è da innumerevoli anni che non si ferma un secondo per noi. Dobbiamo andare sul palco, Luigi, mi accompagni? Saliamo insieme? Aspettami, piano. Luigi, stamattina c'è stato un bel incontro, ti avvicino il tavolo, ti è utile per le tue cose, per le tue carte. Stamattina c'è stato un bel incontro con tanti giovani al Palazzo dei Congressi, con una giornata lunga, non ti tratteniamo a lungo, però le persone hanno bisogno di un'ispirazione e la trovano in te. Tu ti dici sempre, io non sono io sono un noi pieno di io. Io non sono soltanto io, sono pieno di moltitudini, però in realtà anche la tua persona, anche la tua figura è di tanta ispirazione per tanti. Questa mattina con tutti quei ragazzi com'è andata? Buonasera a tutti. Devo dire che, ma tu me lo insegni, ogni incontro ti porti via qualche cosa. E ancora una volta io anche questa mattina ho imparato dai loro volti, dalle loro domande, dal modo con cui ho visto gli insegnanti che hanno accompagnato queste classi, le diverse fasce di età che lì erano rappresentate, dove è respirato che è stato fatto un percorso prima che ha accompagnato la conoscenza dei ragazzi di questi problemi che non sono facili, queste storie, questi volti. E quindi ho colto tutto questo, mi sono arricchito io, ma non è un modo facile di dire, perché ogni incontro ti arricchisci, perché ti poni domande, stupori, interrogativi, cogli le emozioni, leggi i volti, cerchi di capire che cosa è stato fatto per conoscere problemi scomodi, difficili. Ho sentito poi i commenti, le testimonianze, che cosa ha significato per molti di loro
la memoria di chi è andato a vedere quei campi di sterminio e quanti già nella scuola, aiutati dai loro insegnanti o anche accompagnati da esperienze che Libera ha portato, conoscere la memoria di tante persone che i giochi criminali mafiosi di questo paese ha spazzato via. Vi prego di non dimenticare che l'80% dei familiari delle vittime innocenti della violenza criminale mafiosa, per fermarci in casa nostra, nel nostro paese, non conosce la verità. L'80%. Vi prego di non dimenticare, ma sono cose che voi mi insegnate, ma ce le diciamo con forza questa sera, perché è importante. Delle stragi avvenute in Italia nel dopoguerra, non c'è una strage di cui conosciamo la verità. Di nessuna strage conosciamo la verità. E voi capite che senza verità non si può costruire giustizia. Eppure le verità passeggiano per le vie del nostro paese. È una delle espressioni più scomode, più difficile, l'omertà, perché l'omertà uccide la conoscenza, la verità, ma anche la speranza delle persone. Non è possibile in un paese in cui mastichiamo civiltà, di cui l'80% non sa chi ha ammazzato le persone care. Non è possibile che di tutte queste stragi non si conosce verità. Allora questo problema che ci tocca le nostre coscienze, ci pone domande, interrogativi. E allora ancora una volta, vedendo i ragazzi questa mattina e gli insegnanti che li hanno accompagnati, questa immagine di amministratori con la fascia da sindaco o rappresentanza del proprio comune, assessori, ecco, io ho imparato. E quando due o tre ragazzini, io ho cercato appena entrato nella sala di andarli a salutare, quelli che ho potuto salutare, a chiedere cosa avevano fatto, che percorsi avevano vissuto. E quando vedi questi ragazzi con questi occhi che ti fulminano, senti prepotente la responsabilità di noi adulti di testimoniare le cose vere, di essere un punto di riferimento propositivo, di accompagnarli in un percorso, di assumerci di più la nostra parte di responsabilità. Io sono andato via con gioia, nella consapevolezza, lasciamelo dire ancora una volta, di sentirmi molto, molto piccolo e molto fragile di fronte all'immensità delle cose belle e positive che ci sono. E prendere coscienza della propria fragilità credo che sia importante, perché ci aiuta veramente a prendere coscienza dei limiti che ci sono, ma anche il bisogno di unire le nostre forze per diventare una forza propositiva. C'è bisogno del noi, fatto di tanti io. Non è opera di navigatori solitari. Oh, se trovate qualcuno che ha capito tutto, che sa tutto, ogni tanto se ne trova qualcuno in giro per questo paese, vi prego di salutarmelo sinceramente, personalmente, a nome mio, a nome suo, e cambiate strada. Cambiate strada. I navigatori solitari ci fanno sempre un po' paura. Di fragilità parleremo se avremo modo, naturalmente, però tra le altre cose ha avuto anche il grande merito di venire in questa città e di raccontare che 20 anni fa moriva Antonino Caponnetto e che nessuno se ne sta ricordando. Stamattina l'abbiamo ricordato. E che 20 anni fa da Roma non venne nessuno al funerale, noi c'eravamo. Però quel ricordo è stato un momento secondo me molto importante, perché fare memoria significa essere attivi, significa non perdere quello che abbiamo alle spalle, significa ricordarsi di quel "è tutto finito" che disse Antonino Caponnetto un minuto prima di iniziare a girare però tutte le scuole, tutti i circoli, tutti i luoghi dove poteva parlare con i giovani. Questa mattina abbiamo proprio dedicato a questo siciliano della provincia di Caltanissetta, cresciuto professionalmente, umanamente, i suoi affetti, i suoi amori in questa terra, poi dopo la morte del giudice Chinnici
la scelta di fare la domanda per andare alla procura scomoda, difficile, di Palermo, e sarà lui, come molti di voi, tu giustamente lo ricordi, stamattina l'abbiamo ricordato i ragazzi, sarà lui che costruisce il sogno che era partito da Torino nella lotta al terrorismo di creare un pool, non solo un magistrato che deve fare l'inchiesta, ma mettere insieme più volti, più storie, più passioni, più professionalità, anche per un'altra ragione, per non essere un unico obiettivo ai giochi del terrorismo di quegli anni o dopo alla mafia. Chinnici viene ucciso, il suo sogno si interrompe, aveva cominciato a fare un pool antimafia sull'esempio della lotta al terrorismo, e arriva Caponnetto e fa anche lui un gruppo di lavoro e li considera questi magistrati che lavoravano con lui, tu lo sai bene, li sentiva come dei figli, tra questi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ma ha ragione a un uomo che ha speso tutta la sua vita, che ha veramente onorato le istituzioni, la magistratura. Penso ai grandi sacrifici della sua famiglia, della moglie, dei figli, che vede morire massacrati i suoi figli, quelli che li considerava come figli, i magistrati, e con loro quei ragazzi della Polizia di Stato che generosamente li accompagnavano. Ebbene, ha ragione. Non dimentichiamolo che i giorni dei funerali noi eravamo qui, nessun rappresentante dello Stato italiano, di quelle istituzioni e di quella politica, a un servitore vero dello Stato e delle istituzioni. Ma non importa, c'erano i giovani, c'era tanta bella gente che hanno riempito stretti quella chiesa. Forse sotto sotto Nino Caponnetto era ancora più contento. Prima abbiamo salutato gli amici venuti dalla Sicilia, che sono veramente diventati dei fratelli in questi anni, per raccontare una storia che è una storia formidabile, che è la storia dei beni confiscati. Prima ci è stato ricordato per usi sociali, non per usi commerciali, i beni confiscati alle mafie. Tu sei stato, insieme a tanti altri, il grande artefice di quella battaglia epica, straordinaria, eroica, combattuta all'ultimo centesimo di secondo, perché quando raccogliesti 1 milione di firme, se non mi ricordo male, e poi cadde il governo Berlusconi, per cui era tutto perduto per davvero. Per cui fu una cosa veramente all'ultimo secondo, fu una cosa molto, molto bella, in una stagione molto particolare, che era la stagione che usciva da Tangentopoli, dalle stragi, governi Berlusconi, c'era tante cose in quella stagione. E voi riusciste a far passare quella legge, che oggi è, perdonami se dico una cosa personale, in parte forse disattesa, c'è tanti beni confiscati, abbandonati, tanti che non fanno il loro dovere. Però quella legge c'è stata, e quella legge è stata una cosa strepitosa per questo paese. Togliere alle mafie dei beni, delle terre, e dargli un uso sociale molto forte. Quella stagione fu per tanti versi straordinaria, ma come riusciste ad arrivare in fondo per me rimane un mistero, perché all'ultimo tuffo mancava un voto. Sa tutto questo, mamma mia. Ma c'è un altro episodio che ho mai raccontato, che mi sembra importante, che si lega a questo. La raccolta di quelle milioni di firme era di sostegno, era una petizione. C'era già dei firmatari di questo progetto di legge, e la cosa positiva tra i firmatari è che c'era un uomo del governo. Che bello quando un organo dello Stato importante, il governo, nella figura è ancora vivente, molto anziana ma vivente, il ministro degli interni Rognoni,
di Pavia, ecco, Rognoni era ministro degli interni e dall'altra parte una forza politica che cercava di proporre una legge, siamo nell'81, a cavallo dell'82, che il primo firmatario era Pio La Torre. E voi capite la bellezza quando ci si mette insieme, non uno contro l'altro, si unisce le forze con due obiettivi. Pio La Torre era un siciliano, capite, un siciliano, conosceva la sua terra, amava la sua terra. Ebbene, Pio La Torre, quando a Corleone, nel dopoguerra, viene ucciso un sindacalista, il responsabile della Camera del Lavoro di Corleone, di nome Placido Rizzotto, Placido Rizzotto viene ucciso. Non riescono a trovare per decenni il suo corpo. Non viene trovato, ma viene ucciso. A sostituire a Corleone Placido Rizzotto, che difendeva i contadini, che attaccava i poteri forti, che volevano, c'era uscita una legge che permetteva che pezzi di terra potessero essere dati ai contadini per poterli coltivare. I mafiosi, gli amici dei mafiosi, minacciavano quei contadini per fare in modo che quelle terre arrivassero a loro. Placido Rizzotto lotta, difende la dignità di quei contadini, difende la dignità della sua terra, viene ammazzato. Lo ricordate bene. Non si trova per lungo tempo il suo corpo. Ma non vedrà il suo sogno, perché lo uccidono. Placido Rizzotto, scusa. A sostituire Placido Rizzotto arriverà a quella Camera del Lavoro un giovane sindacalista di nome Pio La Torre, e a indagare per capire dove era finito, con tutte le voci che dipistavano, a indagare dove era finito il corpo, che c'era dietro a tutta questa operazione, arriva un giovane capitano dei carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa. Li hanno poi uccisi tutti e due. Però attenzione, e faccio questo passaggio, sarà proprio Pio La Torre poi, che diventerà anche un deputato, no, sindacalista importante, da grande conoscitore, vissuta sulla propria pelle, a intuire che ci voleva un qualche cosa dal punto di vista anche della legge, e nasce l'associazione mafiosa, il 416 bis, ecco, una legge, un punto importante. Ma l'altro passaggio, lui intuisce che bisogna portare via, che cosa disturba, può disturbare, portare via quei beni. Viene ucciso 4 mesi prima di vedere il suo sogno e la legge. Ecco perché quando nasce Libera, noi abbiamo visto che il 416 bis aveva servito ai magistrati, era stato importante, era stato applicato, anche se lui non aveva avuto modo di vedere quel suo sogno e quella grande coraggio e quella grande intuizione. Ma la parte della confisca non funzionava. Ecco che quando nasce Libera abbiamo detto: quel sogno, impegniamoci. Allora quel milione di firme. Ma le prime firme ci avevano dato un segnale, vorremmo farle noi a Corleone. C'erano dei ragazzi, c'erano delle persone adulte, oneste, brave, a Corleone, che era la città di Placido Rizzotto. Ecco, e allora io mi ricordo che partimmo per raggiungere Corleone, per raccogliere in quel piccolo teatro le prime firme di una petizione di 1 milione poi di firme. Ma io mi ricordo, accompagnato dalla polizia, che lungo la strada i carabinieri ci fermano e ci dicono: Don Ciotti, ci dispiace, ma non ci sono le condizioni. Non ci sono oggi le condizioni
per riuscire ad arrivare a raccogliere firme, perché abbiamo dei segnali, no, preoccupanti. E quindi io mi ricordo benissimo il dispiacere nostro di non riuscire ad arrivare a raccogliere lì le prime firme, ma anche il dispiacere dall'altra parte di Corleone, di quelli che desideravano che si potesse fare queste firme. Ma noi abbiamo convinto i carabinieri, arrivando attraverso altre strade, non di andare a raccogliere le firme, ma di andare perlomeno nel palazzo comunale, dove c'era un bravissimo sindaco, attento, coraggioso. E quando arriviamo nel palazzo del comune, pur con l'amarezza, perché l'aria era molto pesante, e che io mi ricordo, me ricorderò sempre, e sono le cose che non dimenticherà mai nella vita, che tre ragazzini, che erano andati perché speravano di poter vedere e vivere quell'incontro, che non si è potuto fare, chiedono, superando lo sbarramento della polizia, erano ragazzini, di poter parlare. E io mi ricordo questi tre ragazzini, proprio quando eravamo lì, nell'ufficio poi del sindaco di allora di Corleone, a dire che erano dispiaciuti, che molti anche dei loro compagni, poi c'era anche chi era contrario, chi era contro, chi gliene fregava niente, chi metteva i bastoni, che creava quella tensione, quella paura, che non aveva permesso di fare quello, ma i tre ragazzini, sai cosa ha detto? Ma lei è disposto a ritornare? Organizziamo noi. Organizziamo noi. E guardate, ferma, aspetta, vediamo che finisce, no? Ecco, organizziamo noi. E tu guardi tre ragazzini, giovani, a Corleone, in quel momento. Loro hanno certamente trovato chi gli ha dato una mano. Hanno trovato delle persone adulte che l'hanno accompagnati, che sono usciti ad essere ricevuti dal prefetto, e volevano fare delle cose, avevano trovato difficoltà dal provveditorato degli studi, ma queste cose sono pericolose, non è tempo, sai, le solite storie. Però quei ragazzini non hanno mollato, e io ricordo di essere tornato mesi dopo e c'erano tanti ragazzi che loro erano riusciti a mettere in moto, e lì abbiamo raccolto le firme. C'è una storia, quindi, al di là di tutto, delle altre cose, del loro protagonismo e della loro forza. Allora lì che nasce l'idea, quando io chiamerò al telefono il capo dello Stato di allora per dirgli: nessun Presidente della Repubblica è venuto a Corleone. Io ho detto al capo dello Stato: forse non sarebbe male che tu chiudi il tuo settennato a Corleone. Il presidente Scalfaro chiede 2 giorni di tempo per rispondere, poi lui chiama direttamente, io vengo. Ti racconto la scena dell'arrivo del capo dello Stato a Corleone. Noi con quei ragazzi, oltre le firme, abbiamo per più di un mese girato tutte le scuole, tutti i paesi. Non era semplice, non era facile scuotere un po' le coscienze. Cerimoniale ufficiale della Repubblica Italiana. Il presidente Scalfaro arriva, l'elicottero atterrerà nel campo sportivo, si forma il corteo di auto, lei nella piazza dove c'è la villa, come le chiamano, nel cuore di Corleone, riceve il Presidente della Repubblica, deve presentargli tutte le autorità che sono schierate in prima fila. Il Presidente si siederà sulla sedia centrale. Ci sono i saluti, i nomi. Protocollo. Poi, eccetera. E allora, noi avevamo girato tanto, è stato non semplice, faticoso, ma 20 minuti prima dell'arrivo di quel benedetto elicottero, la piazza era quasi vuota. Eravamo solo migliaia di persone arrivate sostanzialmente da ogni parte d'Italia. Ma era un evento che un presidente per la prima volta arrivasse in quella terra. Ma quando l'elicottero si vede nel cielo, migliaia di persone scendono e riempiono quella piazza. E quando le macchine arrivano lì,
apro io la porta all'auto del presidente e gli dico: senti, andiamo a dare una mano dietro le transenne a quegli anziani e ai bambini. Tutte le autorità sono ancora lì che aspettano di dare la mano al presidente Scalfi. Perché i segni sono importanti, perché i segni sono incontrare le persone, quelli che fanno più fatica, quelli... Ed è nata una primavera, bisogna dirlo, un cambiamento. Bravissima la gente, c'è stata una reazione, è cambiata anche Corleone, anche se loro continuano ad esserci, le mafie continuano ad esserci. Però Palermo è cambiata, c'è pezzi d'Italia che sono cambiati, anche se loro continuano ad esserci. Si cambiano le forme, modalità, ma la sostanza resta. Però ho voluto ricordare i ragazzi, perché i ragazzi, se trovano degli adulti che sanno accoglierli, riconoscerli, sostenerli, non portarli, accompagnarli, ci sono. E questa mattina io ne ho visti tanti, che erano lì che ascoltavano, e certamente metteranno chi più chi meno in gioco pezzi della loro vita per andare in questo percorso. Luigi, grazie per averci raccontato di questa cosa del cambiamento, perché noi combattiamo, ma se non guardiamo il cambiamento, forse è anche sbagliato pensare di essere sempre fermi allo stesso punto. A Napoli tra il 79 e l'82 ci furono 1500 morti a terra ammazzati dalla camorra, tra la camorra. Oggi se c'è un morto ci scandalizziamo, diciamo così. Questo è un cambiamento, le cose vanno bene? No, dobbiamo combattere, certo, ancora, tanto. Io ho rievocato, grazie per il complimento, non lo meritavo, ho rievocato quella stagione di metà anni 90. Ma adesso, tra fine pandemia, speriamo, e 2 anni di pandemia alle spalle, di sicuro, PNRR, fondi europei, su cui le criminalità ovviamente si fiondano, quella è la loro missione fondamentale. Questa stagione tu come la fotograferesti, come la descriveresti, quella che abbiamo di fronte oggi? Devo dire, vorrei chiarire subito che non voglio dimenticare le cose belle, importanti, positive che ci sono state, e giustamente dei cambiamenti. Palermo non è più la Palermo d'allora, Napoli certamente molto cambiata, abbiamo gran parte del nostro paese che dei fermenti positivi ci sono, e il nostro dovere, il mio dovere è quello di riconoscerli, di sostenerli, di incoraggiarli. Non avremmo parlato di cooperative nate sui beni confiscati ai criminali, alle violenze mafiose. Non parliamo poi delle deficienze, pure della legge che però è passata sulla confisca, che la burocrazia, certi meccanismi ritardano, non sono così aggressivi come avremmo voluto. Ma in ogni caso dei passi in avanti si sono fatti. Però l'andrangheta fattura quanto lo Stato italiano quasi. Sì. Attenzione allora, detto le cose positive che noi non dobbiamo dimenticare, non dobbiamo dimenticarle, è un dovere anche di riconoscenza verso quei segmenti della magistratura, delle forze di polizia che ancora oggi tutti i giorni ci consegnano delle grandi operazioni. Ma oggi bisogna dire con franchezza che le mafie sono tornate più forti di prima. Sono più forti di prima. La corruzione ha dei livelli impressionanti nel nostro paese. Ma, l'hai detto sull'Espresso, la nostra ricerca che abbiamo fatto, che è stata pubblicata proprio dall'Espresso questa settimana, la percezione degli italiani è verso la normalizzazione. C'è una semplificazione. Siccome c'è meno morti, meno sangue, meno ferocia, no? Che se ne parla come giustamente hai definito così, allora la percezione della gente è che il problema non è più quel problema che ci ha accompagnato giustamente per tanti anni. Le mafie sono più forti di prima. E la potenza delle mafie più forte non è tanto al sud, ma è soprattutto oggi al centro-nord. Allora nel 1900 aveva ragione un sacerdote in Sicilia di nome Don Luigi Sturzo che disse 1900
Don Sturzo fonderà poi un movimento popolare da cui nascerà anche un partito, ma lui era un sacerdote, voleva scuotere le coscienze, era un grande intellettuale, un grande ricercatore. Don Sturzo nel 1900 disse: la mafia è piede in Sicilia, ma la testa forse a Roma. E aggiunse una drammatica profezia: risalirà sempre più forte e più crudele verso il nord fino per andare oltre le Alpi. È la verità. Oggi le trovate in tutta Europa, le mafie. Le trovate nella globalizzazione, nel mondo. La profezia di Don Sturzo è realtà. Allora, da una parte facciamo emergere le cose positive che sono state fatte, che vengono fatte, che è giusto riconoscere e sostenerle. Dall'altra parte la lucidità. Nonostante il sacrificio, l'impegno di tanti, da riconoscere che loro sono forti. Allora dove sta il problema? Dove sta il problema? Che abbiamo delle mezze leggi. Noi abbiamo una buona legislazione, chiamiamola così, che ci viene invidiata nel mondo, di contrasto alle lotte sulla carta. Ma devono essere anche nella carne tradotte, concretizzate. La legge sulla corruzione nostra, nel nostro paese, è una legge monca. E se si fanno delle leggi, poi con delle mediazioni a ribasso, non verso l'alto, sono monche. E lì si infilano i furbi. Si fanno delle interpretazioni che fanno andare indietro, non in avanti. Il vero testo antimafia, se venisse applicato fino in fondo, lo dicevo ai ragazzi questa mattina, ma ad applicare veramente, e la Costituzione italiana, quello è il primo vero testo, che poi c'ha le sue aggiunte più specifiche che dovrebbe avere. Perché loro ci dicono: ma come mai? Perché la risposta non può essere solo quella giuridica dei tribunali, della magistratura, il grande lavoro delle forze di polizia che continua, se non c'è una risposta culturale, educativa, sociale. Questo è il grande vuoto. Questo è il grande vuoto. Proprio perché noi diventa il terreno fertile nel quale nuotano le organizzazioni criminali e mafiose. La mafia, lo diceva proprio Caponnetto, no? E noi la traduciamo: alla mafia ha paura della scuola, della cultura, che dà, rende consapevoli le persone, le rende più attente, più responsabili. L'educazione è generatrice di vita. E la scuola italiana, con tutto il bene, perché io credo anche voi amiamo il nostro paese, non siamo qui per fare critiche, no, siamo qui per costruire. Per costruire bisogna dirci anche delle verità, se no non costruiamo. Saranno anche scomode. Però se siamo documentati, seri, attenti, poi non stiamo zitti. Abbiamo il dovere della conoscenza, il dovere di essere documentati, e quando si è seriamente documentati il dovere di parlare. Noi siamo all'ultimo posto in Europa per la povertà educativa. Italia, Europa, culla della civiltà. Siamo agli ultimi posti in Europa per la dispersione scolastica. Perdiamo un giovane su tre nei primi anni delle classi superiori. Nelle università noi siamo agli ultimi posti in Europa, agli ultimi posti, ma sono i numeri chiari che parlano. Nonostante la meraviglia che io vedo nelle scuole di molti maestri, maestre, professori, professoresse che si inventano di tutto perché amano i loro ragazzi. Non lo fanno solo per professione, quando li aiutano a fare questi percorsi lo fanno anche per vocazione, c'è una vocazione. Trovate della gente, educatori, insegnanti, animatori eccezionali. Non c'è la risposta delle politiche sociali, lo so che non si risolve tutto lì. Oggi ci restano le mafie tradizionali, ma mai la mafia la trovate che fa gli investimenti, la trovate nell'immobiliare, la trovate nella grande finanza internazionale, la trovate nei paradisi fiscali. C'è un'osmosi tra il legale e l'illegale,
c'è un livello molto più alto. Ecco perché Libera in Europa, in America Latina. Ecco che perché per 5 anni abbiamo lottato a Bruxelles e ce l'abbiamo fatta. Anche se siamo piccoli, anche se siamo fragili, se uniamo le nostre forze si riesce a graffiare la realtà. Abbiamo chiesto la direttiva europea sulla confisca in Europa dei beni. Allora è una cosa enorme, questa merita un applauso gigantesco, questa è una rivoluzione. No, ma per dire che siamo piccoli tutti insieme, oggi c'è una normalizzazione, ma loro sono più forti di prima perché sono le nuove generazioni che stanno crescendo. Ma attenzione a altri due dati. Tutti quelli condannati a oltre 30 anni al maxi processo, quel processo che ha visto 500 la sbarra, una svolta in Italia, ricordate? Quelli che avevano 30 anni di carcere sono tutti usciti. Dopo la morte, da morte di Totorina, dall'America sono rientrati quelli che se ne erano andati a gambe anni fa. Se ne erano andati a gambe, erano andati negli Stati Uniti, in altri paesi del mondo, sono ritornati. Nel frattempo quei vuoti che si erano aperti li hanno riempiti nuove generazioni di persone. E ora sono altri segnali, certo non sono solo quelli. Non c'è solo Cosa Nostra. L'Ndrangheta era quella più militare, più forte, più potente, più internazionale. Quella che è ancora più difficile perché sono clan straordinariamente familiari e quindi ha meno collaboratori, evidentemente. Ecco, la trovate un po' ovunque, sparsa. Allora c'è una riflessione da fare. Oggi dobbiamo prendere coscienza che il problema criminale mafioso e corruzione è un problema molto serio. E gli ultimi dati della percezione è che non c'è questa percezione della gravità del problema nella testa degli italiani. Perché le mafie hanno trasformato certo il loro sistema di azione, c'è meno sangue, non fanno attentati, allora diventa uno dei tanti problemi. Peccato che è aumentato il mercato, il traffico della droga. Peccato che non si parli dell'usura che sta tagliando la situazione di tante persone. Peccato che abbiamo delle leggi a metà sul gioco d'azzardo, no? Peccato che nonostante il grande valore della legge sulle ecomafie è un altro problema, vedi i rifiuti, vedi tutta una serie di altri elementi in quella direzione, l'agromafia. Ecco, c'è un lungo elenco di segnali sui quali noi dobbiamo profondamente riflettere. Luigi, grazie. Il problema è che io ho altre 57 domande segnate da farle, ma non si può fare perché ci vuole grande rispetto, per cui abbiamo veramente una decina di minuti, se possiamo permettercelo naturalmente. Hai parlato di un grande sogno, qui ci sono tanti insegnanti presenti in sala, hai parlato di un tuo grande sogno, che è una cosa molto bella, che è la città educativa. Puoi spendere due parole su questa cosa che mi sembra molto interessante, su cui lavorare a proposito di futuro, che è una cosa di cui stiamo provando a parlare questa sera. Che cos'è questa città educativa? È un sogno, ma i sogni, se uniamo le nostre forze con molta umiltà, con molta forza, possono diventare realtà. Dobbiamo sognare e sognarci. E credo che dobbiamo sognare soprattutto i nostri ragazzi, che hanno bisogno di trovare dei punti di riferimento propositivi. Una società che non investe sui giovani è una società che non investe sul proprio avvenire, sulla propria storia. C'è il sostegno che deve essere dato alle famiglie, che la dimensione educativa coinvolge innanzitutto le famiglie. La scuola fa la sua parte, porta il suo contributo. Poi ci sono delle falle, ci sono scuole magari che tutto questo non avviene. Ho detto che ci sono delle zone d'ombra, però noi dobbiamo guardare dove si dimostra che è possibile se si investe in un certo modo. Però non possono essere le due realtà, la famiglia, certo, in primo luogo, che deve essere aiutata, accompagnata, oggi più che mai. Non può essere tutto scarichiamo sulla scuola. Io parlo che
tutta la città deve sentire forte e prepotente l'attenzione ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, agli adolescenti, ai giovani. Tutte le componenti in una città devono entrare in gioco. Ti faccio un esempio. Noi abbiamo sperimentato questo negli anni, magari in piccoli centri, dove dagli amici che vanno sul Po, che però offrono spazi, abbiamo visto l'AMPI, associazione dei partigiani, fare attività per i ragazzi, società sportive di vario tipo, ci sono movimenti in realtà. E poi soprattutto dicevamo questa mattina che la risposta deve essere una risposta meticcia, perché abbiamo bisogno dell'arte, del cinema serio, la danza, il teatro, la musica, lo sport, la pratica sportiva, non sempre quella lassù, ma che inonda i nostri territori, che offra spazio, riferimento ai nostri ragazzi, e non che si potenzia sempre in una direzione. Bisogna veramente inondare i nostri territori. Ci sono tante componenti nel territorio. Vedo delle cose meravigliose, associazioni varie, giovani, adulti, anziani, che devono entrare in un progetto, la città educativa, che metta al centro tutto questo, questa attenzione da una parte e così via. È in questo senso che lo dico, non lasciamo solo le famiglie, che hanno le loro responsabilità, Non lasciamo solo la scuola, che dobbiamo aiutare, costruire, rendere più, ecco. Diamo una mano a prendere coscienza che dentro una città c'è bisogno del concorso, della responsabilità veramente di tutte le sue componenti. La città è un organismo vivente che ha bisogno del contributo di tutti, anche della Chiesa. Allora, ho visto Don Giovanni che ci ha salutato all'inizio. Volevo dire una cosa importante della Chiesa, perché le parole di Papa Francesco, quando tempo fa ha detto queste parole, dà fastidio che si parla di un Dio che esige un impegno per la giustizia. Perché quando parli di un Dio, baci bacetti alla Madonna, tutti i santi lassù, tutto va bene. Ma quando parli di un Dio, che esige un impegno per la giustizia, dà fastidio. Ma vi prego, ve lo dico con tutti i miei limiti e le mie fragilità. Io ho due riferimenti. Il Vangelo, una parola scomoda, provocante, carica di amore. E l'altro riferimento, come cittadino, la Costituzione italiana. Ma attenzione, lo dico per chi ha un riferimento che a me è caro. Poi dobbiamo abbracciarci tutti, essere fratelli tutti, nessuno escluso. Anche perché Dio non è cattolico. Dio ama tutti. Se no non sarebbe Dio. È fondamentale. Allora lasciami dire che la fede non esclude il lamento. La fede non esclude la contestazione di fronte a Dio nella consapevolezza di non avere capito. Perché io nel mio cammino quanti dubbi, quanti interrogativi. Quando incontro questi migliaia di familiari delle vittime innocenti, io posso solo guardarli in faccia e stare zitto. Quando tocchi la violenza criminale in tutte le sue forme, perché non si uccide solo con le armi, uno dice se sparano di meno, a parte che hanno ucciso Buginasco, hanno ucciso ancora Nick Pine, però uno dice si ammazzano tra di loro, poi dei proiettili a volte colpiscono persone innocenti, ma non ci sono le grandi stragi, allora è diventata una cosa così. Allora uno si pone delle domande, dubbi, interrogativi. E allora io credo che possiamo dircelo tra di noi, che la fede può essere anche tormento e dubbio, ma anche il dubbio conduce a Dio. E anche il male, la sofferenza, io l'ho visto, continuo a vederlo, può risvegliare in noi energie positive. Noi non siamo chiamati ad essere speciali,
ma siamo chiamati ad essere veri e essere autentici. Io lo dico sempre alla gente, io non ho nessun titolo, sai, dico solo che Dio non abita nei cieli, ma Dio abita sulla terra, in mezzo a noi, e Dio lo incontriamo nella vita, nella storia, nei volti, nelle fatiche delle persone che fanno più fatica. Penso agli anziani, penso ai bambini, penso alle persone malate. Io ho avuto un grande amico, morendo mi ha lasciato la sua storia sacerdotale, Don Tonino Bello. E Don Tonino Bello, prima di morire, ha detto a Roma, in via della Conciliazione, sotto una scatola di cartone, dorme Bartolo. Il popolo della strada, una volta li chiamavamo i barboni, no? Ecco. E Tonino Bello, tutte le volte che andava a Roma, passava a salutare Bartolo. E prima di andarsene, Tonino Bello ha detto, io non ci potrò più andare, andateci voi a salutare Bartolo. E noi ci siamo andati finché Bartolo, poi improvvisamente non c'è più, se n'è andato anche lui. Ma Don Tonino Bello, guardate la grandezza, perché innamorato di Dio, innamorato della gente, dei poveri, degli ultimi, dice, in Bartolo, come nei poveri, negli ultimi, ci sono frammenti di Dio. E poi sai cosa ci ha detto? Che quella scatola di cartone è un ostensorio. A Scandicci, in quelle case dove c'è la persona malata, anziana, dove c'è dolore e fatica, lì sono anche ostensori. Vi prego di non dimenticarlo mai. Quante suggestioni. Ero su una nave, la Liburnia, che partiva da Ancona per la ex Jugoslavia in guerra nel 92 con Don Tonino Bello. C'era il mare Forza 8, entrava acqua da tutte le parti, Sarajevo era sotto le bombe e Don Tonino Bello diceva non vi preoccupate, state tranquilli, state sereni, e riuscì a farci superare quella notte indimenticabile. Poi Papa Francesco, noi in questa terra strana, Luigi, cioè abbiamo il presidente dell'Associazione degli Atei Agnostici Razionalisti Italiani, che è Sergio Staino, che è il più grande fan di Papa Francesco, il più grande, una cosa veramente straordinaria. Don Luigi Ciotti ha scritto un libro di una bellezza strepitosa che trovate anche all'ingresso, che si chiama, e il titolo già vi fa capire che qui non stiamo parlando di cose semplici, il libro si chiama L'amore non basta. Perché l'amore non basta se non c'è tutte le altre cose che abbiamo provato a raccontare questa sera, insieme a questo cammino di ricerca che tu ci hai raccontato. Un'ultima domanda devo fartela, però ho fatto un cattivo lavoro perché mi sono scritto la domanda e mi sono scritto anche la risposta, che è tua. La domanda è, 10 anni fa sei venuto a Scandicci e ci hai detto cosa fare, abbiamo incontrato Alfio, che è stata una fortuna e una gioia enorme, naturalmente, anche tua. Abbiamo capito Rita Atria, abbiamo capito la marcia della legalità e quindi anche adesso, diciamo, Don Ciotti, siamo riusciti a chiapparlo dopo 10 anni, chiediamogli di disegnarci i prossimi 10 anni. Ma lui ce l'ha detto, parlando di Rita Atria e parlando di tanti altri. Loro sono morti, noi dobbiamo essere più vivi. Questa è la risposta che già ci ha dato, in sostanza. Però qualcosa devi dircela, perché chissà quando ci vediamo. Voglio solo dire una cosa di Scandicci, se posso. Ve la racconto perché si lega al problema dell'AIDS. Io partengo una piccola storia, ho cominciato questa avventura. Beh, questo libro che c'è è un'autobiografia collettiva. È collettiva, vi prego, è lui, non è l'io. Lo devo alla Giunti che ci ha sempre dato una grossa mano. Io credo che sia importante la cultura e noi abbiamo aperto una grande libreria per essere un punto di riferimento dentro una fabbrica, abbiamo aperto un'altra perché fai l'accoglienza, ma devi anche
promuovere cultura, educazione, punti di riferimento e di formazione per la gente. Ebbene, e poi l'impatto con la droga e poi esplode il problema dell'AIDS. E io mi ricordo i primi bambini malati dell'AIDS. Allora sembrava che fosse la peste, tutti scappavano, era tutto difficile, le prime accoglienze. E mi ricordo che avevamo accolto un bambino di nome Andrea, che abbiamo trovato una realtà delle nostre che lo ha accolto, questo bambino, e lo abbiamo accompagnato fino, c'erano i farmaci, non ce l'ha fatta, arriveranno poi i farmaci, una situazione tutta particolare. E aveva frequentato la scuola in un paesetto vicino a Torino, dove noi abbiamo una struttura d'accoglienza fatta di tante famiglie messe insieme. Era rifiorito questo bambino, poi invece non ce l'ha fatta. E allora mi ricordo tutti i bambini al funerale che gli volevano un sacco di bene. I bambini fanno fatica a capire la morte e tutto. C'erano anche i loro genitori e abbiamo con la chitarra cantato e tutti i bambini, i genitori, in quella chiesa con quella bara piccola, col dolore che avevamo perché abbiamo accompagnato in quegli anni tanti perché non c'erano farmaci, quella poesia di Rodari, Il Signore di Scandicci. E guardate quelle parole così belle, così profonde, perché a scuola la maestra e in quella chiesa, vi assicuro, anche se non era così religiosa, vi assicuro che il Padre Eterno era molto contento di accompagnare quel bambino, una canzone, una poesia, delle parole semplici, l'hanno accompagnato, Il Signore di Scandicci. E quindi quando sono arrivato qui ho detto, mamma mia, Scandicci mi ha visto qui, sono venuto altre volte e così via, ma noi l'abbiamo cantato in una chiesa salutando un bambino che non c'è più, abbiamo lottato con lui sperando, ecco, Il Signore di Scandicci. L'amore non basta, l'amore è importante, è fondamentale, siamo qui. Però bisogna anche prendere distanze da quegli amori, tra virgolette, malati, femicidio, quelle forme di egoismo, di possesso, che calpestano la libertà e la dignità di tante donne. Ecco, l'amore non basta. Dobbiamo saldare questa dimensione con impegno per costruire, oggi più che mai, la giustizia. Ma vorrei terminare con le donne, che sono le grandi protagoniste per noi. Perché c'è in atto una rivoluzione di donne. Allora per me è una delle pagine più belle. Certo la fatica, tutta una serie di problemi che ti accompagnano, ma la gioia di vedere risorgere. C'è una ribellione di donne che si ribellano ai clan mafiosi, che dicono basta. Lo fanno molti di loro per amore viscerale verso i figli. Si ribellano a quel maschilismo e a quella violenza che le ha schiacciate, a quei codici, l'Ndrangheta, a quei codici antichi. Guardate, c'è una rivoluzione di donne e noi stiamo lottando. Non sono collaboratrici, molti di loro non hanno commesso reati. C'è anche chi ne ha commessi, poi si ribella e si mette in gioco diversamente. Non sono testimoni in senso stretto, non vogliono che i loro figli, ma anche loro, crescono in quella cultura mafiosa, con quei codici, in quei contesti. Chiedono una mano. Noi stiamo lottando per cercare una terza via. Non chiedono soldi, non chiedono loro stato ci dia il lavoro, non chiedono, vogliono andare loro a lavorare, vogliono poter mandare tranquillamente i loro bambini a scuola. Chiedono solo un cambiamento anagrafico, perché loro le vanno a cercare. E sapete che lo hanno già fatto? A quelle che avevano tentato anni fa anche di uscirne,
li hanno ammazzati, hanno preso i bambini e mandati a pagare con i nonni perché devono rivendicare, devono crescere, non possono uscire. È difficile per quei codici. Ora c'è una rivoluzione di donne. Noi stiamo seguendo più di 100 situazioni, dalla Sicilia alla Calabria, alla Campania, altre parti del nostro paese. E uno si chiede, ma cos'è successo? E allora uno diceva, io porto solo un episodio che vi dà la misura di una madre, che mi ferma in una città italiana, ma non importa quale, con le sue bambine. Mi dia una mano, non voglio che le mie bambine crescano qui. Io devo andare via, non posso pensare che futuro hanno le mie figlie. Io appartengo a questa famiglia. Allora noi, prima cosa che facciamo, interpelliamo il prefetto, il questore, dobbiamo verificare che cosa c'è dietro. E quando ci dicono, guarda che questa è tutto vero quello che dice, ma anche lei è una brava persona, ha dei buoni sentimenti. E allora noi abbiamo cominciato a aiutarle, a nasconderle. E stiamo facendo una battaglia politica perché ci sia una terza via per riconoscere un cambiamento anagrafico. È anni che stiamo lottando per fare tutto questo, ma il numero di queste donne si sta allargando. E quando lei dice, io l'ho sentita 20 anni fa a scuola, non ho dimenticato quelle parole. E dopo 20 anni con i suoi bambini dice, mi dia una mano, che per noi è un noi, perché non voglio che le mie bambine crescano in tutto questo. Abbiamo trovato un bravo sindaco in una città, lei mi dice vuole andare in un posto di mare perché lei arrivava da una terra di mare, e abbiamo trovato un bravo sindaco, perché si è tutto riservato, perché poi tutto in bilico. Una brava dirigente scolastica che ha capito che bisognava coprire la situazione. Ci siamo tutti inventati così. Abbiamo trovato un gruppo di famiglie molto riservate per non lasciarla sola in quella cittadina dove lei è arrivata con le sue bambine. Un giorno la sveglia non suona. Lo sapeva solo il sindaco, lo sapeva il dirigente scolastico e due famigliuole carine, riservate, con bambini più o meno di quella fascia di età, bella gente. Guarda, Padre Eterno, la sveglia non suona, ma arriva la telefonata dalla dirigente scolastica, signora non si muova, ci sono due uomini che stanno aprendo tutte le classi della scuola e guardano i bambini. Lei chiama me, noi facciamo partire subito i carabinieri, diciamo prendi la macchina, carica quello che hai e va via. Troviamo un'altra località, ricomincia di nuovo un'altra storia. E però la bambina di seconda elementare, in quella scuola di un'altra cittadina, non più al mare, ma un altro posto, fa in classe una piccola danza. Dalla foto della scuola dei bambini nella danza riescono a individuare la scuola. Ti dà la potenza delle organizzazioni, della ricerca, delle persone. Lei, la mamma, aveva parlato, si era fatta un'amica, un'altra mamma. Anche lei si lo facciamo sempre in modo molto attento, riservato. E quest'altra mamma ha visto una macchina con una targa che gli ha dato il sospetto, ci ha avvertito. Ero loro che continuavano già a cercare. E poi abbiamo fatto scappare per la terza volta. Lo stiamo facendo con tanta gente. E stiamo chiedendo alla politica del nostro paese di trovare delle soluzioni in fretta, perché ci sono tante donne in questo momento che hanno colto dei segnali di speranza, anche attraverso le cose che voi fate, avete fatto. Queste cose positive accendono una luce nella testa e nel cuore di persone che sono in difficoltà, che cominciano a dire, ma è possibile, è possibile. E immagina se passa questo strumento in più legislativo che stiamo chiedendo,
vedrai che proprio da di dentro si continuerà a spaccare. Ieri ero al Malaspina, carcere minorenni di Palermo. È da 11 anni che Libera opera con la giustizia minorile italiana. 11 anni. In questo momento seguiamo 250 ragazzi che hanno sbagliato, che devono rispondere alla giustizia. Molti sono di famiglie mafiose, ma che nella messa in prova devono trovare delle opportunità, dei riferimenti, di fare altri tipi di esperienza. Altri tipi di esperienza. Ed è nato questo percorso da 11 anni, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, dal Trentino Alto Adige alla Locride. Occhio. Molti di questi ragazzi, noi li vediamo, c'erano a morte con gli sbirri. Se vedono anche il loro educatore, che magari è uno dell'apparato della giustizia, voi siete visti male, male. Ma quando dei familiari delle vittime, loro in questi percorsi li incontrano, loro cominciano a capire. E quando vedono che ci sono dei familiari che sono stati uccisi, magari il loro figlio, il loro fratello, che era un poliziotto, era uno sbirro, quando siamo stati con questi ragazzi nelle baraccopoli dove sono migranti, che magari prima andavano a menarli di notte, come succede, no, ridendo e scherzando, e vedono le condizioni e le storie, quei volti, quelle storie, quella concretezza, quando vengono sui campi d'estate, sui campi confiscati alle mafie a fare quei piccoli percorsi, quando camminano con noi il 21 di marzo in mezzo ai familiari, credimi, sentire dopo questi ragazzi a dire che hanno capito, allora questa, c'è bisogno di cose concrete, la vita, la vita. La vita. Don Luigi, grazie. La vita, la vita, la vita. Però, cioè, Sergio Staino vuole dire qualcosa. E poi, vedrai, certo che puoi. Lancialo. Ovviamente. Non lo sappiamo neanche noi, Sergio, perché non ti preoccupare. Caro Luigi, ciao. Ciao, metto ragione. Posso parlare un po' di emozione? Mi si rompe la voce. No, beh, perché... Oh, tu mi hai commosso. No, è così. Tu non sai, Sergio, quanto questa sera è stato difficile per me trattenere la commozione nel sentire le sue parole. Certo. Poi alla fine gli chiederò in una battuta velocissima di consigliarci però anche lui un libro per noi, visto che io ho consigliato un libro per voi, anch'io, un libro che sta a cuore nella sua vita, ce lo consiglierà. Ho un libro per però lui, Sergio, dici tutto. A lui la storia sentimentale del Partito Comunista, perché bisogna ricordare anche quello. E... Ma quasi... stronzata, un satirico come me che sembra una femminuccia, ecco, si direbbe, oh! Ecco, no, ti voglio dire che qui signore Scandicci, ce l'ho un libro sul signore Scandicci, non te l'ho portato, perché io sono molto innamorato di Scandicci, è una bella comunità. E guardate che Sergio Staino
è rotto ad ogni esperienza, diciamo così, sì, per usare un eufemismo. Non mi è mai successo, ecco. Sto male, sono invecchiato. Però è una bella comunità, è veramente bella. Ho fatto questo libro, Signore Scandicci, raccontando le storie familiari di Bobbo, perché spero tanto che un domani, quando uno parla di Scandicci, diciamo la città di Bobbo. Ora si dice, Scandicci, hai il mostro? No, e io lo voglio levare queste cose. Non è arrivato un altro mostro, Scandicci, hai il senatore Renzi? Scandicci, madonna mia, quando toccherà? Quando toccherà a me? Quando toccherà a chi ha raccontato? È di Rignano, ma l'abbiamo eletto noi. Se è eletto su un'altra lista, e lui ci ha tradito perché ci ha portato via voti, ma però l'abbiamo eletto noi ed è quindi un senatore di qui. Però quello che ti dico è che tu sai bene come la penso, ci conosciamo da tanti anni, io sono ateo, non è vero che sono presidente degli atei, come ha detto Raffaele, sono presidente onorario. Ah, chiedo scusa. No, con lui bisogna stare attenti, è chiaro. E agnostici razionalisti italiani, perché? Perché me l'ha chiesto Margherita Hack, lei a portarmi. E Margherita Hack era un'atea come me, però che ti amava tanto e abbiamo tante cose in comune. La prima cosa in comune che io credo che abbiamo fra noi ex comunisti, perché oggigiorno purtroppo la parola comunista è stata infangata da tanti regimi spaventosi, per cui bisogna parlare più chiaramente di socialismo, insomma credo che di comunismo, socialismo riformista. Dunque noi della sinistra abbiamo un'origine comune con i cattolici, nasciamo tutti e due, entrambi con un amore enorme verso gli altri, con una grande solidarietà, con la voglia di un futuro di giustizia e di amicizia. E poi seguiamo strade diverse, insomma. Però se dobbiamo lavorare uniti, insieme, insomma, io ti sento un mio compagno anche se tu sei credente e tu mi senti un tuo compagno anche se io sono ateo da questo punto di vista, gli obiettivi che abbiamo sono gli stessi, lavoriamo con strumenti forse diversi, noi diamo più importante all'azione politica quotidiana, tu a fianco di questo fai politica, però metti anche un'azione diretta sul territorio con tutti i sacrifici che racconta, però siamo necessariamente destinati a lavorare insieme ed essere insieme. Questa cosa mi fa sentire tuo fratello, insomma, come tu penso sentirai di me, questo è l'aspetto. Perché Scandicci? Perché Scandicci è stranamente una città molto, molto, con una partecipazione della cittadinanza all'attività della città, al suo sviluppo, alle sue sogni, alle sue ambizioni, alle sue anche opportunità o disonestà che possono esserci da controllare, molto forte. Io è difficile trovare in Italia, ci ho pensato, ma perché proprio Scandicci? Sì, c'è una situazione bella perché siamo a metà tra la campagna della Toscana e la città che è Firenze. Probabilmente questo essere città e campagna ci ha aiutato a non perdere quello che è stato per anni e anni, anche nell'Ottocento, questo senso di solidarietà contadina, questa voglia di lavorare insieme, questa satira e questo divertimento che si ritrovava nelle ottave cantate contro il padrone. Cioè abbiamo molte cose che ci accomunano, ma la capacità con cui Scandicci è riuscito a mantenere vivo questo senso di identità di città, questa capacità che ha avuto di integrare la grande emigrazione del sud dagli anni 60 in poi, che ci ha aiutato sicuramente ad arricchirci. E poi lasciamolo dire, perché abbiamo avuto una persona che vorrei che tu ricordasse e che ti assomiglia tanto, che si chiama Fabio Masi. È un altro prete. L'hanno mandato via da Scandicci le autorità ecclesiastiche. È andato a lavorare a Terzano, un'altra zona, però ha segnato tanto Scandicci. Ha insegnato tanto a essere comunità. È ancora vivo, lavora,
se tanti giovani so che lo vanno a trovare, imparano molte cose, e allora è stato impenitente, come stai? No? Ti ringrazio tanto. Grazie Sergio. Che figura ha fatto. Grazie. Le tue parole mi fanno venire in mente Vittorio Fora, a chi gli chiedeva che cosa significa per te essere di sinistra, diceva non solo qui ma anche altrove, non solo oggi ma anche domani, non solo io ma anche gli altri. Ce lo consigli un libro, Don Luigi, prima di salutarci? Un libro che ti sta a cuore. Non è una battuta. Mi piacerebbe che si leggesse poi la nostra Costituzione e la Dichiarazione dei diritti umani, perché è stata calpestata e tradita. Luigi Ciotti, grazie di cuore per essere stato con noi. Thank you.